svolta la 17ª edizione del concorso regionale Crescere nella cooperazione, promosso dalla Federazione Marchigiana delle BCC e rivolto alle scuole a partire dall'asilo fino alle superiori. Per l'iscrizione è stato necessario un bando di concorso, iniziativa che ha previsto una premiazione finale. Obiettivo? Imparare come funziona una cooperativa mettendo in pratica proprio il metodo cooperativo, ideando un progetto per ogni classe adeguato alla proprietà, per poi realizzarlo insieme e descriverlo. Quest'anno a Fano hanno partecipato le elementari con le maestre Pie Venerini e Senigallia con Puccini, per le medie la Padalino e per le superiori il liceo artistico Nolfi Apolloni. Alle superiori con l'alternanza scuola-lavoro hanno lavorato per una cooperativa vera e propria. Il liceo Nolfi Apolloni infatti ha lavorato per la cooperativa Contatto, che gestisce la libreria Equilibri. I ragazzi sono andati nelle chiese di Fano a recuperare i ceri utilizzati e con una specifica tecnica imparata a scuola hanno realizzato dei pennarelli a cera. Hanno ideato la formula per realizzarli, la scatola e il packaging. Pennarelli venduti nella libreria al Chiostro delle Benedettine. Al centro delle tematiche scelte dalle scuole spiccano l'attenzione all'ambiente, agli animali e all'uomo, promuovendo la capacità di pensare il mondo circostante come riserva di bellezza, di conoscenza e di valori e non come oggetto di dominio. L'esperienza che fanno i ragazzi però è nel piccolo, però è anche l'importanza di portare avanti un discorso di cooperazione anche nell'ambito proprio economico e sociale. Quindi sicuramente è un esempio che però per noi è anche una realtà, perché lo stiamo facendo a Fano, qui a Senigallia. La cooperazione è un elemento fondamentale anche per la società e per tutto quello che sono i valori dello stare insieme e del promuovere una crescita nel territorio, economica, sociale, culturale. Siamo qui oggi alla scuola Puccini per premiare le 5 classi che hanno partecipato, 3 seconde e 2 terze, e siamo molto contenti perché la commissione di valutazione che si è riunita nei giorni scorsi ha valutato il loro progetto e ha deciso che tutte hanno ottenuto un giudizio di merito, quindi riceveranno una somma in denaro e sarà proprio la BCC di Fano a erogarla, perché come BCC li abbiamo sostenuti con una piccola cifra all'inizio e adesso li premiamo e siamo molto contenti del loro risultato.